ci deve essere innanzitutto una richiesta dematerializzata sempre di un ciclo di cura, di terapia. Quindi non è la richiesta di trasporto sanitario che faccio, ma è la richiesta della prestazione sanitaria. Trasporti gratuiti nei luoghi di cura per le persone in difficoltà socio-economiche, tutto con soglie d'accesso legate all'ISE e solamente con ricette digitali. Queste le nuove norme decise dalla Regione Toscana. Ci sono una serie di voci che devono essere definite, sono state definite da queste linee guida, in cui la persona per esempio vive da sola, oppure vive con un disabile, o vive con una persona anziana, ha parenti fino al terzo grado addirittura che stanno sopra i 50 km, oppure è impossibilitata a prendere mezzi pubblici o non può usare la macchina. Ecco, queste sono le linee già definite. Due di queste voci mi definiscono una condizione di richiesta. Per richiedere i voucher si dovrà compilare un'autocertificazione e il 10% delle domande sarà sottoposta a controllo e verifica. La persona deve essere individuata in classi di ISEE, quindi di reddito economico, diciamo che va da sotto i 9.000 euro a un massimo di 18.000 euro, con delle graduazioni che poi sono riportate in questo modello. Il servizio potrà essere richiesto solamente con la ricetta elettronica. Chi non ha capacità, diciamo, di utilizzare grandi o comunque delle difficoltà a utilizzare questi sistemi online, può comunque accedere nei nostri punti CUP, dove il personale è già stato informato. Dalla piattaforma ci rendono un numero, un codice, che il cittadino, questo è il voucher, questo numero, il cittadino può spendere in questo momento solo con le pubbliche assistenze, Croce Bianca Misericordia e con la Croce Rossa.